Il girone credo che sia molto equilibrato perché bene o male le altre tre squadre che stanno con noi sono tutte squadre che sono abitudinarie alla Serie C come Spalanese che c'è giocatori esperti. Nola mi dicono che ha perso qualcuno, però è una squadra che soprattutto in casa dà fastidio come ha fatto in campionato e Volleyball è una squadra di ragazzi che ci ha creato non poco fastidio, speriamo adesso di conoscendoli di poterli vincere. Appunto, l'esordio dovrebbe essere contro Spalanise che avete affrontato in coppa in amichevole. Che gara si aspetta? Quella con lo Spalanese è la partita un po' più complicata perché ci sono due o tre ragazzi più esperti che casertani che hanno girato un po' tutte queste squadre di Serie C e comunque c'è un buonissimo allenatore che prima è stato un buonissimo giocatore e credo che faccia molta strada Michele Pacicchi anche da allenatore perché è uno che lavora bene con i ragazzi, sa fare gruppo e poi ha tanta esperienza visto che in campo c'è stato e l'ha fatto molto bene. Si sente di fare un appello ai tifosi per questi playoff? Voglio dire, la palla a volo ad Atripalda, quando si incomincia a giocare per obiettivi importanti, le persone si avvicinano sempre. Potremmo avere, tra virgolette, qualche persona in più, visto che i campionati di Serie D sono al termine ieri con l'ultima partita e questo fine settimana termineranno del tutto. Quindi, prescindendo dagli appelli, speriamo che a chi piace la palla a volo venga in palestra.